Finalmente si apre un'altra verità sulla figlia di Albano e Romina. La bella Ilenia pare sia ancora viva, ma non voglia farsi trovare. Anche se Albano è convinto che sua figlia sia morta, Romina Power e tanti altri non la pensano esattamente così. La figlia del duo Canoro, secondo alcune voci, potrebbe essere ancora viva. Ilenia, la verità sul caso: il 6 gennaio del 1994 è il giorno in cui la figlia di Albano e Romina, Ilenia, la primogenita, sparì per sempre. Da quel giorno non si è saputo nulla di concreto sulla figlia dei due cantanti. Tante le voci più credibili e meno credibili. Mentre Albano ha combattuto perché venisse riconosciuta come morta sua figlia, Romina è convinta che la ragazza sia ancora viva e magari sia nascosta da qualche parte. A dare men forte a questa tesi, le parole di Mark Beck, un amico della ragazza. L'uomo ha sempre sostenuto che Ilenia si fosse recata a Saint Augustine in Florida, dove era in programma un raduno hippie. A quanto dichiarato da Beck, Albano e Romina per cercare di risolvere questo enigma diedero un migliaio di dollari a Mark, ma questo da ragazzo non è mai stato confermato. I soldi li avrebbe dovuti impiegare proprio per andare a Saint Augustine a cercare la loro figlia. La donna del Mississippi non è Ilenia. La ragazza ritrovata nel Mississippi però non è la figlia della coppia. Nessun corpo della ragazza è stato mai trovato. Che sia ancora nascosta. C'è chi dice che la ragazza abbia cambiato identità perché non voleva avere più nulla a che fare con la vita che aveva qui. Il sassofonista Alexander Masakela, con cui Ilenia aveva stretto amicizia, che fu uno dei primi ad essere indagato per la scomparsa della ragazza, aveva la fama di illudere e ingannare tutte le ragazze come lei. Il corpo ritrovato nel fiume era quello di Suzanne Brooke Javins del West Virginia, casualmente amica di Masakela e Mark Beck. La verità di Mark Beck è una verità che asserisce da anni. Mark Beck sostiene che la primogenita sia viva e soprattutto che Albano e Romina sappiano dove si trovi. Ecco cosa ha raccontato in un'intervista molto vecchia: certo che ho trovato Ilenia. Era seduta al bar Rossella O'Hara di Saint Augustine in Florida. Era in compagnia di un uomo di colore che si chiamava Chet. Io le ho detto subito che a New Orleans la stavano cercando dappertutto. Anzi, ho chiamato Romina Power per assicurarla che Ilenia era viva, stava bene. Ilenia mi chiese di ritornare a New Orleans per recuperare il passaporto e i traveler check che aveva lasciato all'hotel Dale. Non ne voleva sapere più dei genitori, di nessuno. Voleva essere libera. Poi racconta anche di: sono rientrato a New Orleans ma Albano e Romina erano già partiti per l'Italia. Trovai Yari e gli dissi che Ilenia era viva e chiedeva di rientrare in possesso dei suoi documenti e lui mi disse che si sarebbe occupato lui della cosa. Io rientrai a Stoccolma. Nel mio paese. L'anno seguente, nel 1996, ritornai in Florida e ritrovai ancora Ilenia a Saint Augustine. Mark sostiene di non aver più visto Ilenia ma, la sua ex fidanzata, Laura Nicolazzo, potrebbe essere ancora in contatto con Ilenia.